settimana la terza commissione ha dato parere favorevole alla nuova legge sul turismo. Licenziato per l'Aula dalla Commissione Cultura anche il testo che modifica i criteri per l'erogazione dei fondi a favore di enti, associazioni e fondazioni culturali. Si è svolto al Cinema Reposi di Torino, su iniziativa del Comitato Resistenza con TG Rai Piemonte e Agi Scuola, il secondo incontro sulle donne dalla liberazione a oggi, a 70 anni dal suffragio femminile. Sul palco hanno dialogato Daniela Dell'Occhio, partigiana, Nadia Pastrone, fisica del CERN, e Silvia Rosa Brusin, giornalista. Il ruolo di magistrati e avvocati che si schierarono contro il regime è stato al centro della presentazione a Palazzo Lascaris del libro L'alveare della Resistenza, che raccoglie il diario di Massimo Otto Lenghi, recentemente scomparso, con la narrazione di Alessandro Re. È stato aperto a Palazzo Lascaris con un convegno intitolato Reumatologia in fiore, il 19° congresso nazionale del Collegio Reumatologi Italiani. Inaugurato in cortile la mostra fotografica Malattie senza dignità, con numerosi scatti che testimoniano la realtà della malattia. La consulta regionale europea con 36 studenti delle scuole superiori piemontesi ha partecipato alla Festa dell'Europa a Milano. Il filo conduttore di questa edizione è stato il pane, la sua storia, le sue forme dall'origine ai giorni nostri, secondo le tradizioni di 21 paesi europei. Il vicepresidente del Consiglio regionale ha ricevuto a Palazzo Lascaris una delegazione del comune di Oswicim, Auschwitz, guidata dal vice sindaco Andrei Bojarski, ospite in questi giorni del comune di Savigliano. Si è chiusa la 29esima edizione del Salone del Libro. Sono stati circa 2.000 gli spettatori che hanno assistito ai numerosi eventi organizzati dal Consiglio regionale e fatto tappa allo stand istituzionale per chiedere informazioni sulle attività dell'ente e le iniziative culturali.